Amici di Arte e Modino, oggi vi voglio parlare di un particolare manufatto artistico che da secoli fa parte dell'arredo sacro di tutte le chiese. Oggi vi parlo dell'acqua santiera, ossia, come anche i più profani sapranno, quel recipiente che ha la funzione proprio di contenere l'acqua santa che si trova di norma all'ingresso delle chiese. Generalmente hanno un recipiente largo e poco profondo, e spesso sono realizzati con materiali di spoglio, come vasi o capitelli. A volte con decorazioni scultoree, figure di animali o antropomorfi, con cariatidi o telamoni, soprattutto in epoca medievale, fungevano, diciamo, da sostegno del bacino superiore. Ma oggi vi voglio parlare di una acqua santiera in particolare, cioè questa, acqua santiera digitale Michael. Vai con lo spot. Ecco, questo è lo spot che sta imperversando sui social nelle ultime settimane. Un video promozionale realizzato proprio dall'azienda che produce questa acqua santiera, che non è un'acqua santiera come le altre. Ecco, ora state attenti, con in sottofondo i canti gregoriani, avanzando sinuosa lungo la navata centrale, arriverà una conturbante bionda platino con delle splendide unghie azzurre che ci illustrerà le funzioni di Ci Michael. troviamo nella chiesa di San Lorenzo a Biandronno. Oggi con noi presente anche Don Luigino Aldegheri, che come al solito si trova al suo organo. Al suo organo, ma c'era bisogno di dirlo. E io intanto ne approfitto per presentarvi Michael, la nuova acqua santiera digitale. Prima di iniziare ci tengo subito a precisare che nessuno ha intenzione di sostituire il millenario rito dell'acqua santa con un'apparecchiatura digitale. Ah, ci tengo a precisare anch'io. Sto parlando di questo oggetto su Arte a Modino perché sicuramente tra qualche secolo questa acqua santiera sarà presente nei principali musei ecclesiastici. Questo mi ci gioco quello che volete, a fianco delle acqua santiere rinascimentali in marmo e in alabastro. Questo sia chiaro. Ma intanto che ci sarà il Covid e la pandemia sarà presente, questa sarà un'ottima soluzione per mantenere viva questa importantissima tradizione religiosa. Offerte. Certo, niente moneta, niente erogazione. Che pensavate andasse a preghiere? No, va a moneta. Ed ecco il parroco, ecco ci fa appunto vedere come si utilizza. Ecco che sanifica e santifica, potremmo dire, le mani. D'altra parte, fino a poco fa era alle prese col suo organo. Ecco, questo è Michael e come potete vedere la sua struttura sobria ed elegante si inserisce perfettamente in qualsivoglia tipo di contesto religioso, sia questo moderno o tradizionale. Il fedele, avvicinandosi al monitor posto alla sommità di Michael, potrà vedere esattamente le disposizioni da seguire prima di poter effettivamente accedere alla chiesa con tranquillità. Il primo passaggio, come da indicazione del monitor, sarà quello di avvicinare le mani al sensore infrarossi. No, veramente, il primo passaggio c'era scritto era fare l'offerta. Sarà quello di avvicinare le mani al sensore infrarossi, che rileverà la temperatura. Quest'ultima verrà poi segnalata dal display. E se rientrerà in parametri normali, la croce bianca posta sul frontale di Michael diventerà verde. In caso invece di temperatura elevata, la croce diventerà rossa, impedendo così di fatto l'accesso alla chiesa. Impedendo di fatto l'accesso alla chiesa. Cioè, aspetta, cioè, ti misura anche la febbre, ti inserisci i soldi, vai lì, metti le mani, 37 e mezzo, ta, rosso! No, signora, lei non può entrare. Ma come? Ho messo soldi, di già, no, 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 via, via, niente messa. E arrivano i chierichetti a portarla fuori. Solo dopo l'effettiva accensione della croce verde sarà erogato da un atomizzatore spray un gel igienizzante a base di alcol isopropilico 70% con emollienti e profumazioni di bergamotto. Sembra quasi stia parlando di un gel per massaggi intimi. Fatto questo, il fedele potrà farsi il segno della croce ed entrare effettivamente in chiesa, mantenendo così la ritualità di un gesto che è fondamentale conservare. Nel monitor alla sommità di Michael sarà possibile indicare, dopo aver seguito le istruzioni, il luogo della chiesa, gli orari delle funzioni e, trattandosi di un monitor interattivo, qualsivoglia tipo di messaggio. A fine giornata, tramite un microprocessore presente nel sensore della temperatura, sarà possibile, collegandosi via wireless, ricevere una mail contenente le temperature di tutti i fedeli presenti in chiesa.
mantenendo così costantemente monitorata la situazione di pericolo della propria comunità nel rispetto totale della privacy di tutti. In ultimo, la cassetta delle offerte posta nella parte anteriore di Michael permetterà, soprattutto se collocata all'ingresso della chiesa, di raccogliere le offerte dei fedeli necessari alla comunità in modo efficace e soprattutto sicuro, data la presenza di chiave e serratura. L'interno è facilmente accessibile dal retro, dove sarà possibile prelevare le offerte e ricaricare il liquido sanificante. Ecco, praticamente come le macchinette automatiche del caffè in ufficio, eh. La soluzione atomizzata del liquido rispetto al gel permette di risparmiare oltre il 70% del prodotto e di conseguenza di risparmiare anche sulle spese di acquisto dello stesso. Vabbè, ma ci sono le offerte, dai! Come si vede, Michael è stato appositamente pensato per permettere lo svolgimento di una normale funzione liturgica nel rispetto delle regole sanitarie. Ultima nota per indicarvi il medaglione di Michael inciso a mano, che riporta il simbolo dell'Arcangelo Michele, notoriamente protettore da tutte le pestilenze. E siamo certi che ci proteggerà anche da questa pandemia. Ecco, questo spot direi che ci dà molti spunti di riflessione, tralasciando il lato prettamente artistico di cui solitamente mi occupo perché, come ha detto la signorina, Michael, con la sua struttura sobria ed elegante, si inserisce a meraviglia in qualsivoglia contesto religioso, sia moderno che tradizionale. C'è anche una notevole componente pratica, in quanto fa una tracciatura di tutti i fedeli presenti alla funzione, non so come, che a più immuni spostati proprio. Ma soprattutto con questo spot siamo di fronte ad una nuova frontiera della comunicazione, dove finalmente anche l'ambito ecclesiastico si apre alle tradizionali metodologie del mondo del marketing. Non importa che si tratti di pubblicizzare un'auto, un profumo o un ghiacciolo, se si tratta di vendere qualcosa, una bella biondona aiuta sempre.